dolci super tranquilli, bentornati. Oggi è un nuovo giorno, siamo nell'orto in una bella giornata un po' ventosa e su questa aiuola stiamo cominciando a forcavangare. La terra è in superficie arida ma sotto umida. Questo è l'effetto delle recenti piogge alternate a giornate ventose e soleggiate. Possiamo cogliere l'occasione per togliere ancora qualche pietrona. E possiamo valorizzare questo vuoto per incominciare a forcavangare da questo punto. Vediamo che il suolo è in una dimensione intermedia perché si sbriciola con relativa facilità, potremmo dire che è quasi in tempra, sotto è leggermente troppo bagnato, soprattutto in alcuni punti in cui tende a faticare a sbriciolarsi, ma in superficie è molto migliore la situazione. Soprattutto nella prima parte dell'aiuola, che è quella con la tessitura più permissiva. Questo mi fa ben sperare di poter usare la moto zappa anche oggi, non appena finita la forcavangata. Andiamo a vedere da Pippi com'è lo stato del suolo lì in fondo. Com'è lo stato del suolo qui in fondo? Ma sai, pensavo molto peggio. Non è male, è umido sotto. In alcuni punti è umido, qua c'è una rientranza. Però lì all'inizio non era così compatto. Un po' caccarosetta, però la forcavanga entra. Qua prima non, neanche se ci saltavo sopra entrava da questa parte qua, quindi potrebbe essere lievemente in tempra, almeno sopra. Quindi ci accontentiamo. Io sarei anche abbastanza felicetta. Felicetta, molto bene. Permettiamoci di essere felicetti in questa giornata, che comunque è una bella giornata. E oggi, tra l'altro, le api non sembrano matte come l'altra volta, quindi lavorare è anche più permissivo. E ora che la fila è praticamente tutta forcavangata, potremmo fare i matti e cominciare subito a motozappare, ma ci sembra doveroso lasciare almeno uno o due giorni di tempo affinché il terreno si asciughi un attimo. Ora che abbiamo aperto queste fenditure, l'aria può asciugare anche la minima profondità dello strato. Quindi potremmo ipotizzare di passare a questa e forcavangare questa. Ed ecco che la forcavangatura è ultimata anche per questa fila. A questo punto però ci sarebbe un'altra fila da forcavangare, ovvero questa, anche se non si vede granché, ma c'è. Però adesso siamo un po' stanchi di forcavangare e quindi cambiamo mansione. Ci spostiamo qui sulla fila dei piselli e dell'aglio con l'idea di piantarci i fagioli, poiché la struttura di bambù lo permette, grazie a questo potenziale tutoraggio. A volte in bambù, a volte in tondino di ferro, ma i fagioli rampicanti si dovrebbero adattare. Ecco Pippi che sta facendo cosa? Cosa esattamente? Preparo delle buchette per seminare i fagioli e contemplo pure le tante coccinelle. Tante coccinelle. Tante, sì. Allora, comunque alcune buche sono molto facili da fare perché non c'è l'aglio troppo vicino al tondino e la cipolla. Alcune si sono estinte purtroppo. Lo so. Però la terra sotto mi sembra, a parte molto bagnata, cioè umida, più che umida. Poi smuovendola viene abbastanza bene, secondo me. Pure se non riusciamo a fare un buco grande con la trivella, il fagiolo se la può cavare.
tu che dici? Quindi nel rispetto dell'aglio in linea 3 e delle piccole cipolline in linea 1 ci accontentiamo di una buca simbolica che, attenzione, ci ricorda un po' quasi un non metodo, quasi una non lavorazione. Beh, se questa non è una lavorazione per il non metodo. È perché non arriviamo in profondità comunque, stiamo soltanto graffiando la superficie. Ah, ok. Questa è una minima lavorazione superficiale. Purtroppo, dai, dici tanto superficiale. Cioè, la radice deve andare giù comunque, no? Lo so. Quindi noi ci auguriamo che i fagioli riusciranno ad accedere. Vado a prendere i fagioli. Fagioli. Questi qui sono i fagioli ricevuti in dono dal dolce Francesco Bucciarelli, il fagiolo zampognaro ischiatano Presidio Slow Food, meraviglioso. E questo è un fagiolo ricevuto da Gargini, cioè comprato da Gargini su consiglio del dolce Diegone, e dovrebbe essere il fagiolo dell'Aquila o una cosa del genere, un ecotipo toscano. Quindi abbiamo la Toscana, quindi abbiamo la Campania, quindi direi di cominciare, visto che siamo in Toscana, dal toscano. Direi di selezionare 5-6 fagioli, che possono essere oggettivamente tantini, ma mai troppi, perché appunto, come abbiamo detto, il terreno è lavorato solo in superficie. Quindi ricopriamo la buca con una lucertola matta che ci corre vicino e andiamo avanti con lo zampognaro. Anche in questo caso andiamo a prenderci 6 fagioli, sempre nella speranza che ce ne siano almeno uno con la forza per andare con la radice in profondità. E in generale avere 6 fagioli ci dà anche un po' una dimensione di semina naturale, nel senso, se ci pensiamo, i fagioli producono dei baccelli che hanno circa 6-8 semi all'interno, quindi è come se qui fosse caduto un baccello e naturalmente nasceranno una bella mandria di germogli e poi magari andranno anche a selezionarsi in fase di sviluppo. Non è detto che tutti e 6 cresceranno bene, magari ce ne saranno alcuni un po' più sficatielli, alcuni un po' più grintosi, e la speranza è arrivare ad averne almeno uno degno per andare su. Bisogna contestualizzare in tutto questo la presenza dei piselli, che comunque non sembra, ma ingombra in un qualche modo, prende spazio, prende luce, e questo rende ancora meno immediata la crescita delle altre piante. Bisogna considerare la vicinanza dell'aglio. Bisogna considerare che questi fagioli comunque vengono da una tradizione in cui viene coltivato solo il fagiolo sulla fila, e quindi il fatto di coltivarli in questa aiuola è l'inizio di un adattamento a una convivenza più simbiotica. E ora procediamo con questa alternanza toscano campano, toscano campano, fino in fondo alla fila. Ed ecco che le buche sono state tutte seminate con i fagioli, ma cogliamo l'occasione per fare una piccola celebrazione, ovvero i piselli da lì fino a qui sono una varietà che fa il fiore fucsia e il baccello viola. Da qui in avanti fino a lì è un pisello liscio, poi l'ultimo pezzo è il pisello di zollino. Possiamo vedere che questa varietà qui, questo pisello liscio, sta già fiorendo. Precocissimo, meraviglioso nel suo dare il benvenuto alla primavera. Ecco qui pronto anche un altro grappoletto di fiori. E per noi questa fioritura è un bellissimo segno di ben augurio. Possiamo rivedere anche qui più avanti. Questa risulta essere una varietà in tal senso più nana, più bassa, però più precoce. Già che ci siamo, facciamo anche un piccolo focus sul pisello di zollino, con questi fusti carnosi, strutturati, foglie virgulte, vitici importanti.
e una vegetazione prosperosa, visibilmente intenta a innalzarsi e a percorrere la rete, senza alcuna fretta di fiorire, cosa che può essere un vantaggio e uno svantaggio a seconda delle necessità. Ma noi, avendo tre varietà di piselli, possiamo permetterci di accogliere ciò che ogni varietà saprà dare, senza pretendere. A questo punto una cosa che possiamo considerare è il fatto che sia i piselli e sia i fagioli che abbiamo seminato oggi, andando avanti, man mano che la stagione diventerà più calda, avranno certamente bisogno di un po' di semi-ombreggiatura, per cui adesso li vediamo belli freschi, ma rischieranno di seccare molto velocemente se non agiremo di conseguenza. Per cui, se qui abbiamo messo un fagiolo e lì abbiamo messo un fagiolo, nello spazio intermedio, dove abbiamo l'aglio che presidia il terreno, potremmo pensare, qui e là, tra un aglio e l'altro, di metterci mais e volendo anche girasoli, così da avere sia dello spazio in più da valorizzare per ulteriori semine e sia con l'idea di ottenere un semi-ombreggiamento qualora tutto dovesse crescere come speriamo. E allora possiamo cominciare sbusanando anche semplicemente così, senza neanche bisogno di troppo zappetto, anche se lo zappetto non guasterebbe, però già soltanto così rimpastando non è male, almeno un paio di buche per capire a mano qual è il punto di cedimento del suolo, qual è il gradiente di umidità. Usare un po' le mani ci aiuta a prendere cognizione della situazione in generale, e una volta compresa possiamo anche più a cuor leggero permetterci una dozzinale zappettaturina. Questa tra l'altro è un'operazione che è utile sia per l'aglio, sia per la fila e per l'aiuola in generale, sia per il suolo, perché lo teniamo dissodato, e al tempo stesso lo stiamo ammendando, perché zappettando permettiamo il rimescolamento tra segatura e suolo, cosa che è indispensabile per la rigenerazione. Quindi con un solo atto, con un solo gesto, noi compiamo una pluralità di lavori. Una pluralità. Ebbene, riniziamo la folle selezione dei colori dei mais. Assolutamente sì. Ah, che bello, non vedevo l'ora. Io ho già fatto i calcoli. Sì. Noi possiamo fare in un primo settore, determinato da fagiolo e fagiolo, facciamo girasole. Poi facciamo due settori di mais. Sì. Un altro settore di girasole, okay, eccetera eccetera, riproponiamo il pattern e in questo modo arriviamo alla fine chiudendo col girasole. Ora che questo primo settore di girasole e doppio mais è fatto, nel prossimo girasole quale mettiamo? Mettiamo il tarahumara e il nerino. E nei prossimi due settori di mais? Mettiamo il rosso, sì, e lo xarcani. Bravissimo. Bravissimo. Fai un bel clap. Ed ecco la fila finita, almeno da questo lato. Ora che la stalla madre volge al tramonto a testimonianza di una giornata compiuta, in realtà avremo ancora un po' di tempo per lavorare, ma siamo oggettivamente stanchi e quindi ci accontentiamo, felici del lavoro svolto. Rimane da seminare tutto il fianco sinistro,
E soprattutto dobbiamo ancora concludere questa fila, perché non è che l'abbiamo finita. Abbiamo fatto il primo settore, poi siamo saltellati a fare altro. Per cui la trivella è ancora quello che ci aspetta. Questi settori ci aspetteranno. Le prossime file in cui seminare mais e girasoli, le prossime candidate sarebbero questa dell'aglione scalogno cipolle, quella delle cipolle di alife da seme. Le fave no, perché ovviamente sono super imbullonate. Saltiamo di là. Qui abbiamo una fila di cipolle da seme che, ben curata, potrebbe ospitare mais e girasoli. Celebriamo per un istante la bellezza dei fiori che si preparano a sbocciare. Tanti, tanti fiori. E senza aspettative, speriamo tanti, tanti semi. Quindi in mezzo a questa senapina residua, con un po' di trivellanza dello spazio, ce lo possiamo fare per le semine. Qui, in questo aglio che sta ormai diventando veramente monumentale, come direbbe il buon Fifo, monumentaglio, Monumentaglio. Vaslebel. Le bietole si stanno riprendendo dall'ultima raccolta. C'è dei bei caspi di lattuga del dolce Matteo Caloi pronti ad essere raccolti. E anche qui, soprattutto in linea 1, ma anche un po' in mezzo all'aglio, secondo me delle semine ci stanno. E lo stesso discorso fatto per quella fila di cipolle vale poi per questa. E invece lì dove ci sono carciofi e fave, no. Quindi abbiamo 1, 2, 3 file candidate qui, 4, 5, 6. E finire quella metà lì. Vapobam. Questa fila di maggese, appena la sfalceremo e la rilavoreremo per l'orto estivo, potrà ospitare anche questa mais e girasoli. Grano, lasciamolo stare. Ecco, forse nella fila dei cavoli possiamo provare ad infilarci qualche seminina di straforo, così come abbiamo fatto con le verze. In questa fila, quando arriveremo a prepararla, vedremo. Per queste due file, quando arriveremo a prepararle del tutto, vedremo, ma soprattutto a questo punto possiamo concludere il video dicendo che queste due file potremo prepararle per che cosa? Melanzane, cipolle, Ripeti tanto. peperoni, melanzane, cipolle. Soprattutto cipolle. Perché io penso, se suddividiamo quelle due file in 15 settori, Sì. come era la fila dei piselli, Ok. ogni settore può ospitare una varietà. Due Ok. file sono 30 settori e possiamo farci stare almeno 30 varietà. Perché Che non è poco. abbiamo circa 60 varietà che piangono e non vogliono andare in terra, Pippi. Piangono tanto. Ne sento. Vogliono tanto andare in terra. Il progetto Cipolle Evolutive è il progetto più importante dell'anno Sì. ed è il progetto in cui siamo più indietro. E questo è squisitamente paradossale. E questo è squisitamente nello standard italico europeo. Perché proprio dove riponi tutte le speranze, le aspettative, le energie, è proprio lì che tac, l'universo ti fa lo sgambetto. Perché? Perché dobbiamo imparare tanto ancora. Bene. E come impariamo? Soffrendo. No! Volendo una cipo una, volendo un campo di cipolle. E avendo un campo di caccarotti, la fila dei piselli lo testimonia. Noi perché abbiamo messo tutto quel mais e tutti quei girasoli? Perché? Perché anche perché le cipolle non sono cresciute. No. Non si vedono le cipolle, le No. avete viste? No. Non le avete viste? No. Perché sembra che non ci siano. Si vedono solo con un occhio molto attento, l'occhio scrutatore, l'occhio indagatore. Quindi possiamo darci tante giustificazioni, possiamo contestualizzare in tanti modi il Sì. perché fino adesso non sono venute le cipolle, ma Perché? abbiamo ancora due file, almeno due file, Almeno due file belle promettenti. promettenti. E qui dobbiamo giocarci, vogliamo giocarci, Assolutamente sì, scegliamo di scegliamo giocarci il tutto e per tutto tutto, perché questa volta comunque le cose le faremo bene, al meglio, al con tanto meglio. di irrigazione, forse, Eh forse. sì, forse vestiti con una tuta da Da apicoltori. apicoltore porteremo l'acqua dal laghetto. Questo ed altro nei prossimi episodi. Per adesso è tutto. Tanti bacetti. Ti vogliamo bene.
Un attimo, presente. Un attimo, presente.